terrorizzato è la persona che ha subito un trauma da piccolo, oppure che non ha mai voluto affrontare il discorso acqua, ma mentre da bambino queste paure si riescono ad affrontare molto bene e in tempi molto limitati, l'adulto invece è molto più difficile da gestire e da trattare. Il che non vuol dire che non posso ottenere gli ottimi risultati. L'apnea è una tecnica che forse è anche un po' sottovalutata, ma assolutamente necessaria per far perdere queste paure. Facendo un approccio piano piano, arrivando a portarli vicino all'acqua piano piano, arrivano anche loro a capire che si può stare sott'acqua limitatamente nel tempo senza respirare. È la stessa cosa che succede quando noi respiriamo fuori dall'acqua, sentiamo un odore sgradevole, cosa facciamo? Blocchiamo il respiro. La stessa cosa la fanno sott'acqua, basta solo dirglielo come si fa.